E buon salve a tutti ragazzi, sono Adri. Bentornati sul mio canale, siamo ancora qua con GTA 5. Siamo con la terza missione di assassinio su 3 di fila. Dopo che io in realtà avevo puntato tutto sul colpo a paleto, sulla preparazione, su tutto quanto, avevo detto no vabbè dai, questa missione è a preparazione. E invece no, invece era assassinio plurimo. Vabbè dai, questo è assassinio al cantiere. E invece era bye bye puttaniere. Oggi credo 2 euro ce li butto sul fatto che sia per forza assassino al cantiere, perché mi ricordo che erano 3. Like al video, iscrizione al canale e noi andiamo direttamente allo Santos. Non perdiamo tempo perché la campagna è ancora lunga, ci sono tante cose, tanti video da portare. E quindi ragazzi, mi raccomando, un supporto sempre. Vamos. Franklin Eating the Road. No! La moto, sì! Beh, si trapassa, fantastico. Ha trapassato la moto, bellissimo. Pensa, mi mancava. Allora, nella scorsa missione abbiamo comprato il paracadute, perché ho pensato che la missione di adesso fosse quella precedente. Ed è un bene, perché adesso praticamente noi credo che ci andremo a arrampicare su un cantiere. Su una gru di un cantiere, insomma. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the. Ascoltiamo la conversazione prima. Fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and drop the ass. No, neanche oggi. Neanche oggi. One thing, if I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Neanche oggi assassina il cantiere, incredibile. Niente, ci avessi giocato 2 euro li avrei persi. Bellissimo. Cioè io ero qua per fare la preparazione al colpo a paleto, zio Canna. E adesso c'è da fare il pulminaio assassino. Eccolo qui. L'altra volta che lo feci era rosso l'autobus e questa volta è blu. Vabbè, dettaglioni. La mitraglietta, sì. Utilità di questa missione veramente non la comprendo, però vabbè. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. E probabilmente anche l'ultimo, sì. Non ho stanchezza, raga. Dormo e sono più stanco di prima, incredibile, dovrebbe essere il contrario. Magari non faccio 100% perché ho fatto danni al bus. Second stop. Damn, would it kill you people to crack a smile? Jesus, have you been drinking? Sì. Problemi? Dovrebbe essere la prossima, credo. Comunque. Hey, get in, we're running late. Questa è ufficialmente la cosa più scomoda da guidare di questo gioco. Cocksucker addirittura. Così si fa. We don't follow traffic rules. Ok, questa dovrebbe essere la fermata buona, se non vado errato. Ci mancava anche la polizia, sì.
Eccolo qui. Well, you're late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Fairhike. Forget about it. Spendthrifts. Hey! Blame it on the city! Oh my God! He's got a gun! I'm calling the police! Oh my God! Just business shit. You know how it is. E scendi dall'autobus, è proprio il momento e il punto più adatto per farlo, vero? No, non posso scendere qua, non posso. Due stelle, ma dai! Schiantati. Ok. Ma gli estremi rimedi. Non mi avrete mai qui. Me ne vado qui. Allontanati dalla zona. Di qui. Tutte merde, non mi avrete mai! Dai, siate clementi, dai. A posto. Green light. Good to go. Benissimo. Ecco, non ho visto quanto ho fatto. E sicuramente qua ha fatto schifo. Argento. Purtroppo. Scendi il bersaglio usando l'autobus. Matti voi. Matti. Matti proprio. Vabbè. Noi ci salutiamo. Grazie ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. Da dire è tutto. Super bacione. Bye.